Quando si parla di grandi condottieri del passato, ci sono alcuni nomi che non possono non venirci in mente: Giulio Cesare, Annibale, Napoleone e ovviamente non può mancare Alessandro Magno, noto per aver sconfitto e interamente conquistato lo sterminato impero persiano, il nemico mortale dei greci. In questo episodio, che è necessariamente suddiviso in più parti, vediamo la straordinaria vita del grande Alessandro. Alessandro III di Macedonia nacque nel luglio del 356 a.C., il giorno esatto non è noto, a Pella, capitale del Regno di Macedonia, da Filippo II e dalla principessa d'Epiro Olimpiade. Entrambi i genitori furono di grande importanza nella crescita di Alessandro, che amava la madre in modo sconfinato, mentre non si può dire altrettanto del padre, dal quale però ereditò sicuramente il talento nella strategia militare. La creazione della potenza bellica macedone infatti si deve proprio a Filippo. Fu lui l'ideatore della celebre falange macedone, estrema evoluzione della falange greca. La principale differenza stava nel fatto che nella falange greca gli opliti erano armati, tra le altre cose, anche con una lancia lunga fino a 2 metri, che nella falange macedone viene allungata, prende il nome di sarissa, ed è lunga fino a 6 metri. Il che permette ai soldati di colpire l'avversario mantenendolo contemporaneamente anche ad una certa distanza. I soldati delle file più arretrate tenevano le sarisse in obliquo o in alto mentre si avvicinavano al nemico, il che forniva anche una discreta protezione dalle frecce, e le abbassavano nel momento in cui entravano in contatto. La grande lunghezza delle sarisse permetteva di sferrare colpi non solo a chi era in prima linea, ma anche ai soldati nelle file immediatamente successive. Chi si trovava a fronteggiare la falange aveva davanti a sé una vera e propria selva di lance, a diverse distanze le une dalle altre, ed era davvero impossibile schivarle tutte. La falange poteva essere disposta a quadrato o a rettangolo e aveva una tremenda forza d'urto. Pensare di superarla frontalmente era impensabile, soprattutto per la cavalleria. D'altro canto, funzionava bene soltanto in terreni perfettamente pianeggianti ed essendo poco mobile era molto vulnerabile ai fianchi e alle spalle. Per evitare l'aggiramento veniva difesa da truppe appiedate che non avevano l'ingombro dell'enorme sarissa o dalla cavalleria. Proprio nel connubio tra falange e cavalleria pesante, che Alessandro amava comandare personalmente in prima linea, l'esercito macedone troverà la massima espressione. La falange veniva utilizzata per lo scontro frontale, per fermare il nemico sul posto, mentre la cavalleria, più mobile, era libera di martellare il nemico sui fianchi e sul retro dello schieramento. Non per niente questa tattica è stata chiamata incudine martello ed è rimasta insuperata fino all'affacciarsi sulla scena bellica delle legioni romane, più versatili e maneggevoli. Altra figura amatissima da Alessandro fu il suo cavallo, chiamato Bucefalo, acquistato dal padre quando Alessandro aveva solo 12 anni per una cifra piuttosto elevata. Non si sa quale fosse la razza di questo animale, si sa soltanto che era un cavallo davvero possente, molto grande, quasi totalmente nero a parte per una macchia bianca che aveva sul muso. Il nome Bucefalo significa testa di bue, che rende bene le dimensioni di questo cavallo e il suo temperamento, infatti non si faceva montare da nessuno. Il problema divenne così grave che Filippo pensò addirittura di sbarazzarsene, però Alessandro si rese conto che Bucefalo sembrava aver paura della propria ombra, quindi lo girò in modo che avesse il muso rivolto verso il sole e non potesse vedere la sua ombra perché era proiettata dietro di sé, e in questo modo riuscì a tranquillizzarlo e a domarlo. Da quel momento cavallo e cavaliere divennero inseparabili. Alessandro porterà Bucefalo con sé in capo al mondo e da parte sua pare che Bucefalo si facesse montare soltanto da Alessandro. L'educazione di Alessandro fu affidata ai più famosi percettori dell'epoca, tra cui il leggendario Aristotele, che contribuì a trasmettergli la passione per la conoscenza, l'avventura e l'Iliade. Alessandro infatti adorava l'Iliade, anche perché la madre, Olimpiade, una donna determinata e molto ambiziosa, sosteneva che la sua famiglia discendesse direttamente da Achille, che secondo una leggenda non sarebbe morto durante la guerra di Troia. Sembra che Alessandro portasse una copia dell'Iliade con sé dovunque si trovava e che ne leggesse qualche pagina prima di addormentarsi. Raggiunti i 16 anni di età, Filippo iniziò a dare ad Alessandro più responsabilità. Gli lasciava la reggenza del regno quando era assente per condurre campagne militari
e che tra l'altro gli dava anche la possibilità di condurre le proprie spedizioni militari in caso di aggressione. Il sogno di Filippo era quello di invadere l'impero persiano, ma prima di poterlo fare doveva tenere buoni i confini con le città-stato greche. In altre parole, doveva trovare il modo di assoggettarle all'autorità macedone. Compito arduo, data la proverbiale voglia di indipendenza delle città-stato, che oltretutto non vedevano così di buon occhio i macedoni, perché i greci tendevano a chiamare barbari, cioè stranieri, tutti coloro che non erano al 100% greci, e applicavano questa regola anche agli abitanti della Macedonia e dell'Epiro, che se da una parte potevano essere tranquillamente assimilabili alla cultura greca, dall'altra questi territori si trovavano un po' al limitare di quello che veniva considerato il mondo greco, quindi semi-barbari. Filippo impiegò anni per assoggettare le polis greche e nella fase finale di questo processo, nel 338 a.C., durante la battaglia decisiva di Cheronea, Alessandro lo accompagnò. Non solo, fu proprio la carica decisiva della cavalleria pesante, comandata personalmente da Alessandro, a decidere le sorti della battaglia, che oltretutto contribuì ad annientare il famoso battaglione sacro tebano, che era il corpo d'élite dell'esercito di Tebe, e fino a quel momento era considerato invincibile. Dopo questa vittoria venne istituita la Lega di Corinto, che riuniva sotto il controllo macedone tutte le polis della Grecia tranne Sparta, contro la quale Filippo non volle impegnarsi. Nel 336 a.C. però Filippo morì improvvisamente, assassinato da una delle sue guardie del corpo, e Alessandro venne proclamato re a soli 20 anni con l'appoggio dell'esercito. La notizia della morte di Filippo fece insorgere alcune delle polis greche, ma Alessandro fu veloce a rimetterle al loro posto, soprattutto la più ostinata, Tebe, che decise di sistemare una volta per tutte radendola al suolo. Risparmiò soltanto i templi e la casa del poeta Pindaro, che evidentemente ammirava. Nel 334 a.C., ormai libero di proseguire il suo sogno e quello di suo padre, lasciò la reggenza del regno al fidato generale Antipatro e attraversò lo stretto dei Dardanelli, all'epoca chiamato Ellesponto, con un esercito sui cui numeri le fonti discordano. Si passa tra i 30 e i 48.000 soldati e circa 5-6.000 cavalieri. Sul trono dell'impero persiano sedeva Dario III, ma l'impero non navigava in buone acque, era indebolito da anni di lotte intestine, anche se rimaneva comunque una forza con cui fare i conti. I satrapi della zona cercarono di fermare subito Alessandro, riunendo un esercito e intercettandolo nei pressi del fiume Granico, nell'attuale Turchia nord-occidentale, ma vennero sbaragliati. Lo scontro fu molto violento e lo stesso Alessandro, che come al solito si trovava al comando della cavalleria e si gettò a capofitto nella mischia, rischiò la vita, venendo salvato soltanto dall'intervento di uno dei suoi ufficiali chiamato Clito il Nero. E Alessandro passò l'anno successivo a conquistare il resto dell'Anatolia, che girò in lungo e in largo, e nella Turchia centrale avvenne un fatto curioso nella città di Gordio, un fatto anche forse un po' fantasioso. Sembra che nella città fosse presente un carro che era legato con una corda a un palo, e il nodo che la legava si dice che fosse inestricabile e che chiunque fosse riuscito a sbrogliarlo, secondo la premonizione di un oracolo, avrebbe governato l'Asia. Alessandro ci provò per un po' e alla fine, non riuscendoci, decise di risolvere il problema tagliando di netto il nodo con la sua spada. Arrivati nella località di Isso, davanti ai Macedoni si stendeva l'intero Medio Oriente, ma nuovamente i persiani li intercettarono, forte di un'armata di 100.000 uomini comandata da Dario in persona. Anche in questo caso però la macchina bellica macedone fu inarrestabile. Alessandro, ansioso di misurarsi faccia a faccia con il suo rivale, attaccò e mise in fuga l'ala sinistra dello schieramento persiano, lasciando però sguarnito scoperto il fianco destro della falange, che venne ovviamente attaccato, costringendo Alessandro e la sua cavalleria a tornare sui propri passi quando ormai si trovava vicinissimo a Dario. Pare così vicino da essere addirittura in grado di scagliargli una lancia, che però lo mancò. Il ritorno della cavalleria fece vacillare anche il centro dello schieramento persiano e, vedendo che le cose iniziavano a mettersi male, Dario preferì darsi alla fuga, condannando l'intera armata e lasciando sul campo anche il tesoro reale e addirittura alcuni suoi familiari, tra cui la madre, la moglie e due figlie che vennero catturate. L'avventura di Alessandro è ancora lunga e la riprenderemo nella prossima puntata.
Come abbiamo visto, Alessandro deve molto al padre Filippo. Era un condottiero valoroso e un abile stratega che riformò l'esercito e gli lasciò confini relativamente tranquilli e che gli permise di concentrarsi sulla conquista dell'impero persiano. Il rapporto tra i due però non era certo idilliaco. Crescere all'ombra dei successi di Filippo andava stretto ad Alessandro, che da parte sua ne sminuiva le vittorie, perché era convinto che successo dopo successo non gli avrebbe lasciato nulla da conquistare. Certo che anche per Filippo non deve essere stato facile avere un figlio come Alessandro, che a 18 anni era già in grado di decidere le sorti delle battaglie, come Acheronea. Entrambi ambiziosi, competitivi e impulsivi, si scontrarono in varie occasioni, la più celebre della quale fu quando Filippo, che era un uomo molto focoso e nella sua vita ebbe svariate mogli e amanti di entrambi i sessi, come era consuetudine nell'antica Grecia, e si innamorò perdutamente e decise di sposare una giovanissima nobile chiamata Cleopatra Euridice. Durante il matrimonio, lo zio della sposa fece un commento infelice augurando alla coppia che gli dèi, insomma, gli potessero concedere un erede legittimo. Alessandro, infatti, oltre che non essere il primogenito di Filippo, era anche di sangue misto, perché sua madre proveniva dall'Epiro. Ma certo, questo commento lo fece infuriare e iniziò ad insultare lo zio della sposa. Ma Filippo intervenne, ma invece che calmare gli animi, si scagliò contro Alessandro. Però, dato che era ubriaco fradicio, sembra che scivolò su una pozza di vino e cadde a terra rovinosamente, finendo tra l'altro anche ulteriormente umiliato da Alessandro, che continuava a infierire, essendo anche lui piuttosto avvinazzato. Che però per evitare l'ira paterna poco dopo fuggì insieme alla madre, autoesiliandosi proprio nell'Epiro. Filippo perdonò velocemente il figlio, ma evidentemente i matrimoni non facevano per lui. Nel 336 a.C., durante la celebrazione delle nozze tra la figlia Cleopatra e il fratello dell'ex moglie Olimpiade, la madre di Alessandro, Filippo venne improvvisamente accoltellato e ucciso a tradimento da una delle sue guardie del corpo, un certo Pausania, che poi tentò di darsi alla fuga, ma venne subito catturato e ucciso sul posto dalle altre guardie del corpo di Filippo, e che permise di chiudere la questione immediatamente, ma d'altra parte impedì di interrogare Pausania per cercare di scoprire il movente e se c'erano eventuali mandanti. Molti sospettarono di Olimpiade, che aveva sempre fatto di tutto per assicurare il trono ad Alessandro. Infatti l'ultima moglie di Filippo, Cleopatra Euridice, era l'unica delle sue mogli ad essere macedone ed era incinta. Un eventuale figlio maschio avrebbe scalzato Alessandro dalla linea di successione. Una volta morto Filippo, Alessandro venne velocemente proclamato re e la concorrenza liquidata. Di tutti i figli di Filippo solo tre erano maschi: lo stesso Alessandro, il fratellastro maggiore Arrideo, che però non era pericoloso per la successione perché è mentalmente disabile, e il primogenito Carano, che venne messo a morte dallo stesso Alessandro con l'accusa di aver partecipato alla congiura per eliminare il padre. Alla fine Cleopatra Euridice partorì una bambina, ma giusto per star tranquilli Olimpiade le fece uccidere entrambe. C'è anche un'altra curiosa teoria sulla morte di Filippo. Pare infatti che la guardia del corpo che lo uccise, Pausania, fosse suo amante, ma che la loro relazione a un certo punto finì e Filippo ne iniziò un'altra con un altro uomo di nome Pausania, che era amico di uno dei suoi generali, un certo Attalo. Questo sfociò in una serie di malelingue e insulti che culminarono in un brutto episodio, nello stupro di gruppo che Pausania subì da parte degli uomini di Attalo. Pausania poi riferì questo avvenimento al re, ma pare che Filippo non abbia fatto nulla per punire il generale e abbia promosso Pausania come contentino. Quindi, secondo questa teoria, l'omicidio sarebbe stato mosso da un misto di gelosia e rancore. Vicino al luogo in cui Pausania stava scappando furono trovati dei cavalli pronti per la fuga, il che darebbe da pensare che l'omicidio fosse premeditato e non un gesto impulsivo. Ma in assenza di prove certe, ogni teoria è puramente speculativa. Grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima con la seconda parte della straordinaria vita di Alessandro. Ciao!